Le circostanze attraverso cui il Signore ci fa passare sono veramente il cammino che ci mette davanti, sono veramente la vocazione per la nostra vita. Le circostanze sono realmente quel cammino, quei passi con cui Lui ci fa maturare, fa maturare la nostra vita. Certamente possiamo vivere la condizione di questi giorni come una prigione, come un momento in cui siamo costretti a non essere noi stessi, a non poter fare le cose solite, a non poter vivere quello che possiamo vivere tutti i giorni, addirittura a stare lontani anche dai contatti, anche fisici, con le persone a cui vogliamo bene. Potremmo vivere tutto questo come una prigione, potremmo vivere tutto questo condizionamento come le circostanze che ci mettono in segregazione, in quarantena. Ma la nostra non vuole essere una quarantena. Noi siamo chiamati in questo grande momento del nostro tempo a vivere una Quaresima, che è proprio un'altra cosa, perché non è più il tempo della costrizione, ma il tempo della libertà. Le circostanze che, che il Signore ci dà da vivere, così drammatiche anche che fanno a volte nascere questa paura, sono in realtà l'occasione per poter approfondire di più la nostra vita. Sono l'occasione che il Signore ci dà per poter vivere quel digiuno che a volte non capiamo cosa vuol dire. Quel digiuno che a volte è quella lontananza da ciò che è solito che a volte non capiamo cosa vuol dire. Quante volte pensiamo che il digiuno sia come una nostra volontà limitarci in qualche cosa. No, il digiuno vuol dire renderci conto che solo il Signore basta, che solo Lui realmente riempie la vita e il Signore ce lo fa vivere in questi giorni. Che occasione potente per approfondire il nostro rapporto con il Signore. Che occasione per rinnovare la nostra domanda attraverso una preghiera più familiare. Che occasione per rinnovare la nostra coscienza leggendo di più, stando più con coloro che sono lì a casa e rinnovando i rapporti con le persone che amiamo magari telefonando, usando gesti di carità anche molto semplici, di compagnia, magari anche da lontano. Siamo chiamati a vedere trasfigurata la nostra vita come Gesù che sul monte... Ha compiuto questo gesto incredibile, si è fatto vedere in tutta la sua gloria ed ha chiesto ai suoi discepoli di accompagnarlo in questo, per aiutarli a comprendere che c'è un altro monte, quello del Calvario, dove lui si sarebbe trasfigurato in un altro modo e così sarebbero stati aiutati a comprendere che dentro il sacrificio e dentro la croce c'è già la gloria della trasfigurazione, la gloria della risurrezione. E così anche per noi, in questo sacrificio che siamo costretti a compiere, in questo cammino di prova, come il grande, la grande prova nel deserto del popolo di Israele, in questo cammino di prova noi siamo invitati a guardare a colui che oggi, adesso si trasfigura davanti a noi, compie il grande miracolo di farci vedere che cosa può fare Lui dentro la quotidianità della nostra vita. Trasfigura l'oggi, l'adesso, trasfigura la quotidianità del nostro vivere, del nostro vivere solito, che diventa splendente, cioè diventa luminoso di Cristo. E questo lo possiamo vivere, ne possiamo fare esperienza. Domandiamo allora al Signore di poter vivere questa occasione, queste circostanze con questa domanda. Mostrami il tuo volto, o oh Signore. Mostra in questa circostanza quello che tu compi con la mia vita. Ciò che mi chiedi è per camminare dietro a te e per scoprire la bellezza e la grandezza di quello che tu sei per me e per tutto il mondo. E domandiamo, chiediamo al Signore, facciamo una grande preghiera per tutti coloro che in questo momento soffrono, soffrono perché sentono come addosso, come un'angoscia, un ma il Signore ci ha sempre detto che la sua compagnia, la compagnia della sua persona non ci lascia mai. Ed è per questo che ci affidiamo alla Madonna con tutto il nostro cuore e domandiamo che sia lei ad aiutarci e a farci vivere il grande, grande cammino verso Cristo, il grande cammino della Quaresima.